Inizio del primo conflitto centroamericano. Gli USA intraprendono interventi a Panama, Nicaragua, Honduras ed El Salvador. Forze militari sono inviate a rendere sicura la zona del canale da un dittatore fantoccio ex alleato degli USA. La Germania Est e la Germania Ovest vengono riunificate. Le nazioni del Patto di Varsavia si separano in stati indipendenti. Separazione del megastato sovietico. Da questo punto l'URSS inizia una nuova era di distensione con l'Europa dell'Ovest. Entro il 2000 i sovietici sono gli alleati più potenti nell'intero teatro europeo. Il presidente sovietico Gorbaciov designa Andrei Gorborev come suo successore alla guida del partito. La caduta del Sudafrica. A causa dei disordini politici locali, per i prossimi 4 anni ci saranno pochissime se non nessuna comunicazione. Nonostante questo, girano voci di atrocità e genocidi. L'Agenzia Spaziale Europea lancia l'astroplano Hermes. Il regime di Gorborev purga gli ultimi vecchi esponenti della linea dura del partito. La megacorporazione biotecnica sviluppa il composto CH00H2. Viene costruita la prima arcologia sulle rovine nella città del Jersey. Inizia la costruzione di altre 16 arche nei successivi 5 anni, fino al collasso economico del 1997, che lascia le grandi opere incompiute e dimora di teppisti e senza tetto. Le prime fibre muscolari sintetiche sono sviluppate presso il centro di ricerca di Stanford. Il trattato del 1902 stabilisce la Comunità Economica Europea. La zona di controllo e tariffe protettive regola l'attività economica dei membri: Francia, Inghilterra, Germania Unita e Italia. Viene stabilita una moneta unica, l'euro-dollaro, basata sul valore medio in oro di tutte le valute nazionali. Intrappolati in un isolazionismo paranoico, gli USA rifiutano di entrare. La Drug Enforcement Agency, DEA, sviluppa e diffonde alcune malattie artificiali in tutto il mondo che infettano le piante di coca e di oppio. Collassano i governi di Cile ed Ecuador. Una selvaggia guerra per la droga scoppia tra i trafficanti sovvenzionati dalle eurocorporazioni e la DEA in tutte le Americhe. Primo uso sperimentale del sistema di sollevamento laser ad alta energia negli URSS. Un semplice mass driver viene innalzato nelle Canarie dagli 8 paesi membri dell'Agenzia Spaziale Europea. Il primo chip TRC di interfaccia biologica viene sviluppato a Monaco nella Germania Unita. Il veicolo d'assalto AV-4 della Aerodyne viene sviluppato per gestire le rivolte in aumento nelle zone urbane degli Stati Uniti. I signori della droga colombiani fanno esplodere un piccolo ordigno tattico nucleare a New York, 15.000 morti. Collasso della borsa mondiale nel 94. L'economia degli Stati Uniti prima barcolla e poi crolla definitivamente. Un incidente nucleare a Pittsburgh causa 257 morti. Le morti per cancro nell'area incrementano costantemente per i 10 anni successivi. Inizia la costruzione del mass driver del Kilimangiaro grazie a un accordo tra l'ESA e l'Alleanza Panafricana. Collasso degli Stati Uniti continentali. Indeboliti dalle perdite del mercato globale, sopraffatti da disoccupazione, mancanza di alloggi e corruzione, il governo in molte città collassa o va in bancarotta. Il governo federale degli Stati Uniti, schiacciato da un debito bloccante e dalle macchinazioni della Banda dei Quattro, è del tutto inefficace. La rivolta dei nomadi. Oramai un americano su quattro è un senzatetto. In centinaia di migliaia si rivoltano per lo spazio vitale in tutti gli stati. I branchi di nomadi germogliano sulla costa est e si diffondono rapidamente in tutta la nazione. Si ha la prima apparizione documentata delle Booster Gang. La purga degli avvocati. Cittadini inferociti linciano centinaia di difensori legali. Sempre negli Stati Uniti la Costituzione viene sospesa, viene dichiarata la legge marziale in tutti gli stati. La fusione del Medio Oriente. Le tensioni in Medio Oriente aumentano fino a uno scambio nucleare. Iran, Iraq, Libia, Chad e gli Emirati Arabi sono ridotti a una fanghiglia radioattiva. La fornitura mondiale di petrolio si dimezza. Un versamento di sostanze altamente contaminanti uccide la maggior parte della popolazione dei salmoni nel nord-est dell'Oceano Pacifico. L'economia di Seattle è rovinata. Rockerboy Mason viene ucciso in Inghilterra. I neoludditi ritornano a stabilirsi ad ovest del Kentucky. Durante i successivi 10 anni, i LUD piazzeranno bombe in aeroporti, fabbriche, autostrade e terminal del mass driver. La siccità del 98 riduce la maggior parte del Midwest in una savana bollente. Tra agricorporazioni e siccità, le fattorie di famiglia finiscono per sparire definitivamente.
Il Big One. Un terremoto di scala 10.5 scuote Los Angeles. L'oceano inonda il 35% della città. Vengono stimati 65.000 morti. Negli Stati Uniti viene introdotto lo Statuto Federale per le Armi. Cominciano ad apparire culti millenaristi che predicano un'apocalisse che dovrebbe avvenire il 1 gennaio del 2000. Migliaia di persone migrano verso comunità isolate e templi per attendere la fine. Viene fondata la colonia di Tycho. Un mice driver viene costruito per fornire materiali grezzi per le piattaforme orbitali. I culti millenaristi impazziscono il 1 gennaio in un'orda di suicidi e violenza. La maggior parte finisce per autodistruggersi. Nasce la prima famiglia estesa dei Poser Gang. Massicci incendi impazzano per il nord-ovest degli Stati Uniti, distruggendo milioni di acri di coltivazioni e praterie. Inizia la costruzione della stazione spaziale Crystal Palace nell'orbita stabile di L5. L'infrastruttura della rete globale è ora fermamente stabilita con la costruzione della rete orbitale WorldSat. Crisi del cibo. Un virus mutante della vegetazione spazia via i raccolti di canadesi e sovietici. I raccolti e le agricorporazioni sopravvivono grazie a un nuovo agente biologico contrastante. L'URSS accusa gli USA di una guerra biologica. Secondo conflitto centroamericano. Gli USA invadono Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela. La guerra è un disastro che costa migliaia di vite americane. Alla fine ciò che rimane della banda dei quattro è spazzata via da un'ondata di riforme. La star di VNS Media, Tesla Johansson, svela una trascrizione segreta dell'NSA sul primo conflitto centroamericano. Per la prima volta viene cresciuto in vitro del tessuto clonato. Vengono sviluppate le microsuture e i campi sterilizzanti. Tesla Johansson viene assassinata al Cairo. Prima guerra delle corporazioni. 12 multinazionali, comprese IBM e EOA, combattono per il controllo della zona transplanetaria. Invenzione del cybermodem. Soldati dell'IBM attaccano gli uffici di Tokyo della Kenjiri Technologies. 18 morti. Finisce così la prima guerra delle corporazioni. Il primo clone umano viene cresciuto con successo in vitro. È privo di mente e vivrà solo 6 ore. Seconda guerra alle corporazioni. Coinvolge un numero ancora maggiore di aziende, inclusa la Petrochem. La disputa riguarda i pozzi di petrolio nel mare del sud della Cina. La Brain Dance è sviluppata da UC Santa Cruz. Gli Stati Uniti assaltano la piattaforma missilistica sovietica Mir 13. L'Agenzia Spaziale Europea interviene. Scoppia una guerra orbitale tra gli Euro e gli Yankee fino a quando il mass driver della colonia di Tycho sgancia un macigno su Colorado Springs. In seguito alla distruzione di Colorado Springs viene raggiunta una difficile tregua. Parte la prima missione congiunta euro-sovietica per Marte. L'associazione delle corporazioni sradica i Mob Rule da Night City. Un gruppo terroristico di cittadini statunitensi tenta di prendere il controllo del Crystal Palace per interromperne la costruzione. L'Agenzia Spaziale Europea scopre che dietro il complotto c'è l'Agenzia di Difesa degli Stati Uniti e sgancia 12 tonnellate di roccia su Washington come avvertimento. Fine del secondo conflitto centroamericano. Il Network 54 adesso controlla il 62% di tutti i media negli Stati Uniti. 52 morti durante una rivolta per il cibo a Denver. La stazione Crystal Palace è completa. L'Agenzia Spaziale Europea ora ha una testa di ponte permanente nell'orbita alta del pianeta. La missione euro-sovietica raggiunge Marte. Una biopiaga causa 1700 morti a Chicago. Una rivolta organizzata a Night City causa 18 morti e 51 feriti. Il vecchio complesso della Rasaka viene sventrato da un'esplosione. Viene fondato il comitato di controllo della rete Netwatch da un trattato congiunto tra USA e Europa. La prima reale intelligenza artificiale viene sviluppata nello stabilimento di Sunnydale dalla Microtech. La IG Transformation ridisegna la rete. Iniziano le Metal Wars a Night City, quando le bande iniziano a combattere per il controllo del territorio. Avvento dei cybermercenari. La Lituania assorda cybersoldati per respingere le invasioni dei nazionalisti lativiani. La terza guerra delle corporazioni è combattuta esclusivamente sulla rete, quando quattro corporazioni rivali attaccano le reciproche datafortezze. Viene creato il primo clone umano autocosciente.
Tra le nazioni dell'Est Europa scoppia quella che verrà poi definita la guerra dei cespugli. L'Agenzia Spaziale Europea lancia un missile diretto a Giove. Una rivolta popolare prende il controllo della colonia orbitale su L3.